ragazzi, ciao ragazze, oggi ci troviamo a Ligassolio, che è una piccola località nel comune di Pieve di Teco in provincia di Imperia. Nei vari video vi parlo spesso dell'olio extravergine di oliva che produciamo nel nostro oliveto e oggi ho deciso di farvi vedere un pochino una parte di questi olivi che noi abbiamo. Oggi è il 12 maggio e volevo farvi vedere a che punto siamo nella produzione delle olive, nello sviluppo delle olive. L'anno scorso è stata un'annata un po' pesante perché, essendo piovuto poco, l'olio, c'era poco olio ed era molto caro, molto costoso. Invece quest'anno gli alberi sono carichi di olive. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Poi qui si apriranno i fiorellini e vedremo anche, vi porterò anche a vedere l'apertura, cioè lo sviluppo delle olive, quindi la presenza dei fiorellini. Ecco, questo posto è ideale per le olive perché è esposto a sud e ha un clima mite, mentre Pieve di Teco ha un clima piuttosto umido, qui batte sempre il sole. Questa è la nostra casetta, che adesso vi faccio vedere. Questa qua sulla sinistra, che noi affittiamo ai turisti durante la stagione estiva, nei mesi estivi. Vengono tantissimi stranieri che abitano in Germania soprattutto, comunque nei paesi nordici, che adorano la Liguria e che vogliono venire a trascorrere appunto una vacanza all'insegna della tranquillità e della natura. Eccoci, vedete, vi faccio vedere un pochino questi alberi. I nostri alberi sono secolari. La casetta che affittiamo l'abbiamo chiamata proprio la casetta degli olivi perché è circondata da questi alberi. Qui abbiamo il nostro fico, che è il fico della signora, e adesso vi porto a vedere appunto tutte queste olive come sono. Adesso vedete? E gli alberi sono carichi. E poi vi porto a vedere il giardino, dove ci sono altri alberi di olivo. Nel giardino io ho alcune piante e soprattutto una rosa che mi piace tantissimo. Ecco, questo è il giardino, vedete, ci sono sempre i nostri alberi di olivo. E devo dire che è un piacere perché qui ci si rilassa proprio bene. Ok, allora oggi, come ho detto prima, è il 12 maggio e torneremo a vedere lo sviluppo delle olive tra un pochino di giorni. Ciao a tutti e buona giornata, a presto!